nessuno vuole rivedere le linee del PNRR, ma penso che l'Europa stessa si renderà conto, faccio un esempio molto banale, che nel PNRR sono previste ad esempio delle opere pubbliche. Dall'epoca di previsione a oggi il costo di quelle opere è aumentato del 20%. Ecco, cioè, penso che sia un discorso non difficile da capire per l'Europa, perché se l'acciaio è aumentato, il cemento è aumentato, l'energia è aumentata e nel PNRR io prevedo di fare l'autostrada, il traforo, l'opera X a un certo prezzo, non posso non rivedere quel prezzo. Non perché ci sia una speculazione dietro, perché è cambiato il mondo. Quindi porre questo tema in Europa penso sarà interesse di tutte le nazioni europee, maggiormente di quelle che hanno la spesa più grossa sul PNRR, tanto più che parliamo di soldi che per la grande maggioranza sono messi da noi, perché sono a debito, no? Molto spesso vedo rappresentare il PNRR come un grande regalo dell'Europa, no, c'è una fetta di a fondo perduto da parte dell'Europa, ma la maggior parte del PNRR è debito sulle spalle degli italiani e soprattutto degli italiani futuri.